Cade in un momento storico fondamentale per il popolo catalano la visita in città del console onorario della Catalogna in Sardegna, Joan Elias Adel, che stamattina ha incontrato il sindaco di Nuoro, Andrea Sudu. Il diplomatico è stato ricevuto nella sala di rappresentanza del municipio, un luogo in cui sono state prese decisioni importanti per la comunità nuorese, come ha ricordato il primo cittadino del capoluogo. Un incontro cordiale in cui sono stati toccati i temi di comune interesse per le due cittadinanze. Il console sta compiendo una serie di incontri per presentare una mostra itinerante dal titolo Catalano, lingua d'Europa, in cui si racconta in sardo la realtà della Catalogna, che proprio ieri ha insediato il nuovo Parlamento, un popolo che ha intrapreso decisamente la strada dell'indipendenza dalla Spagna. Approfitto questa occasione per dirvi a voi sardi che il governo, il Parlamento catalano ha deciso per maggioranza di andare avanti a quello che noi chiamiamo la riscossione della Spagna. Abbiamo iniziato questo percorso che non sarà facile, lo sappiamo che non sarà facile, però che credo che può essere un'opportunità per iniziare a camminare da soli. Un'aspirazione storica per 10 milioni di persone che hanno una propria lingua, un'economia integrata, una cultura identitaria secolare che il franchismo non è riuscita a diluire. Ora aspirano ad un futuro da nazione indipendente, temi che sono risuonati nel corso dell'incontro. La visita ufficiale del console Adela è terminata con il tradizionale scambio di doni e la consegna da parte del sindaco Sudu del gagliardetto della città di Nuoro e di libri che illustrano alcuni grandi artisti come Costantino Nivola o la festa del Redentore.